ai mezzi pesanti del ponte sull'Adigetto in località Passetto, che dura ormai da alcuni mesi. A tal proposito, la scorsa settimana era stata convocata una riunione nel municipio di Adria. Presenti, oltre al sindaco Spinello e il vice sindaco di Cavarzere, i presidi degli istituti scolastici superiori di Adria. Inoltre, rappresentanti della locale stazione ferroviaria e della linea Adria-Mestre. Presenti anche Polesine Bus e ACTV di Venezia. La riunione si è conclusa con un nulla di fatto, mancando i rappresentanti dell'ANAS. Questo problema sta recando gravi disagi agli studenti e ai lavoratori pendolari, costretti a deviare per Fasana. L'improvviso traffico sta creando grossi danni al manto stradale. Inoltre, rappresenta un ulteriore problema di viabilità, già congestionata in questa zona. Il sindaco di Adria, Gino Spinello, ha sollecitato attraverso i prefetti di Rovigo e Venezia l'intervento dell'ANAS per la soluzione del grave problema. Quali difficoltà comporta la chiusura del ponte Passetto per voi autisti e per i pendolari? Porta notevolissime difficoltà, perché dobbiamo intraprendere un percorso che è su una strada molto difficile, molto stretta, dove se si incontra un altro mezzo pesante, un'altra macchina, si è in difficoltà, parecchie difficoltà. Inoltre comporta anche abbastanza difficoltà per diciamo, i pendolari che devono andare a lavorare, perché il percorso è di circa 9 km in più, perciò sono 9 km l'andata, 9 km al ritorno, sono 18 km. Questo comporta un orario, una difficoltà di orario di un quarto d'ora di ritardo circa sul percorso che dobbiamo fare, con notevoli disagi anche da parte dell'utenza. Fai spesso questo tragitto? Diciamo 2-3 volte alla settimana. E ti porta dei disagi? Sì, tantissimi. Quali? Beh, innanzitutto vedi, c'è sempre la coda qui, ogni volta. Insomma, minimo perdi, guarda, 10-15 minuti. E quali disagi comporta, signora, questa chiusura del ponte? L'attesa e gli sballi molto frequenti di orari. Oddio, quelli che possono trovare tutti. Cioè? Che rallentamenti. Il ponte è stato chiuso nell'arco di 24 ore da parte dell'ANAS perché queste strutture in acciaio portanti hanno subito delle lesioni e quindi mettevano in pericolo l'incolumità dei cittadini che vi transitavano. Quali problemi sta creando questa chiusura per gli abitanti della sua città di Cavarzere? I problemi sono notevolissimi perché oltre a quel ponte lì, da tempo noi abbiamo problemi sempre sulla 516, qui anche sul ponte sul canale Gorzone. I problemi sono notevolissimi, non solo e tanto per il trasporto degli studenti, sono circa 500 che adesso proprio in questi giorni abbiamo così tamponato con delle soluzioni di carattere provvisorio. Sta creando seri problemi anche all'economia del paese perché la chiusura di quel ponte di fatto devia tutto il traffico pesante per altri itinerari, quindi prolungamento dei tempi di percorrenza. Di fatto sta portando alla paralisi la nostra città. Quali soluzioni secondo lei? Assieme al sindaco di Adria siamo costantemente in contatto, ci stiamo muovendo assieme sia nei confronti della prefettura di Rovigo e di Venezia e dell'ANAS affinché in tempi rapidissimi o si costruisce il ponte nuovo oppure viene installato un ponte provvisorio tipo militare.